al Senato avevano votato contro la mia relazione che diceva che Salvini ha agito nel caso Open Arms nel rispetto delle regole in un'azione di governo per la sicurezza nazionale. Era stata una scelta che negava i fatti inoppugnabili che io ho illustrato, ma è stata una scelta politica. Un po' di pregiudizio nei confronti di Salvini c'era stato, ma è molto grave che la magistratura decida un rinvio a giudizio per Salvini per questa vicenda, assumendo una decisione che secondo me è politica anche questa, solo che è presa dalla magistratura che non dovrebbe giudicare in base a fatti politici. O ha ragione Sallusti, che nel libro intervista a Palamara spiega tutti i difetti e le storture della magistratura italiana nei confronti di Berlusconi, ma anche nei confronti di Salvini. Una magistratura che sceglie obiettivi politici, una magistratura che vuole processare Salvini, ma non Toninelli, non Conte e altri che del governo avevano condiviso la sua azione. Una decisione più che discutibile. Sono solidale con Salvini e ribadisco che la nostra nazione si deve difendere dall'assalto dell'immigrazione clandestina e che le ONG che fanno politica e che tengono per giorni e giorni persone a bordo di navi inadatte collaborano con un'attività illegale. Il processo va fatto alle ONG, non a Salvini. Le decisioni devono essere basate sul diritto, non sul pregiudizio. Solidarietà a Salvini, la verità vincerà.